altro dibattito sull'impegno femminile tra famiglia e lavoro nel salone della Biblioteca Comunale di San Michele di Bari, in occasione dei giorni che ricordano la ricorrenza della Festa delle Donne. Organizzato dall'Associazione Culturale Polis nell'anno europeo per la conciliazione della vita professionale e familiare, il convegno ha trattato il tema a 360 gradi, con interventi istituzionali e di racconto di donne che sono riuscite a coniugare al meglio il doppio binario. Sono Giovanna Melillo, presidente di questa associazione che ha organizzato questo evento qui in San Michele di Bari. Il tema è la conciliazione tra vita familiare e lavoro, un tema abbastanza importante per noi donne che cercheremo di affrontare attraverso le esperienze delle nostre ospiti. Questo perché il 2014 è stato proclamato anno europeo per la conciliazione tra la vita familiare e lavorativa, quindi quale buona occasione per affrontare una tematica di sicuro di grande interesse. Abbiamo la fortuna di ospitare relatrici che hanno avuto un ruolo importante nelle varie professioni. Abbiamo un militare, un'imprenditrice, un'attrice, quindi la loro esperienza sarà fondamentale ed illuminante. Speriamo che il tema sia di interesse, che ci sia partecipazione, almeno l'iniziativa riscuote, diciamo, un successo dal punto di vista dell'utenza. Tutto qui. Sono testimone di un percorso professionale in cui non era facile per le donne riuscire a trovare un sistema di relazione anche istituzionale che ci aiutasse a trovare tempi di conciliazione delle nostre attività professionali e della nostra vita sociale e familiare. Per cui da imprenditrice, quando ne ho avuto la possibilità, ho organizzato all'interno della nostra azienda per le donne lavoratrici delle formule di lavoro che partendo da attività di part-time consentissero comunque loro di fare dei percorsi di carriera attraverso anche un uso molto spinto delle tecnologie informatiche che consentono oggi alle persone di lavorare in ogni luogo e in ogni momento, non venendo meno a quelli che sono i livelli di produttività e quindi a quelli che sono gli interessi aziendali.